Charlene Smuzzani in cerca della prima vittoria in campionato. Al Della Ricca arriva il Monte Belluna. Gli uomini di Mister Tiozzo vogliono i tre punti dopo i primi due incoraggianti pareggi contro le prime della classe. I celeste arancio partono forte, Diatta è la prima conclusione. È Cattaneo però a trovare la rete del vantaggio. Cross di Zaccone, palla che arriva sui piedi del numero 10 che insacca fil di palo. Il Montebelluna accusa il colpo, il Charlins avrebbe l'occasione subito di raddoppiare, ma Valenti spara alto da due passi. Bis sfiorato poi da Di Maira, ma il pallone anche in questo caso finisce sul fondo. Il Charlins non affonda, manca il colpo del KO, e allora il Montebelluna si risveglia, ma Barlocco ci mette subito i guantoni. Parata straordinaria, quella che nega la gioia del gol a Carlevaris, su ottimo schema giostrato da Tonizzo. Sul corner successivo arriva il pareggio, Fabiano da due passi in qualche modo la spinge dentro, è 1-1. La reazione del padrone di casa immediata, dai ci prova, protestano un po' i compagni, poi altro destro da distanza con Gerardi che ci mette i guantoni. Poi il colpo di testa di Alesso che viene respinto sulla linea. L'ultimo squillo del primo tempo è firmato Valenti con un sinistro che lambisce il palo. Ad inizio ripresa il Charlins trova subito il nuovo vantaggio firmato Di Maira, bravo da due passi a sfruttare l'errore del portiere ad insaccare. Charlins che poi chiude i conti, Cavallini ruba palla a Carlevaris, serve Michelotto il cui destro si insacca con la complicità di Gerardi. Tre punti in cassaforte, nel finale c'è spazio solo per l'espulsione dell'ex di giornata Tonizzo. Escono tra gli applausi gli uomini di Mister Tiozzo che nel prossimo turno affronteranno in trasferta l'Adriese.